stop. Buono. Hello everyone, ciao a tutti, sono Simone Russo, regista di Daisy Ballet, un cortometraggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale in un'Europa del 1944. Ha come protagonista un fucilier inglese che sfugge alla morte dopo una battaglia contro un plotone di soldati tedeschi. Si risveglierà poi in mezzo ai cadaveri dei suoi commilitoni, braccato da un gruppo di soldati nemici che perlustrano il campo di battaglia. La raccolta fondi nasce dal fatto che Daisy Ballet è ambientato in un contesto e con delle ambientazioni che richiedono una fase di post-produzione molto intensa. Di conseguenza non siamo in grado purtroppo di sostenerla in autonomia e ci serve il vostro aiuto. Inoltre abbiamo intenzione di portare avanti la campagna raccolta fondi non solo online ma anche offline. Terremo quindi un evento dal vivo. Durante l'evento vi intratteremo con un aperitivo e alcuni spettacoli sul palcoscenico. Ci sarà poi la prima assoluta del teaser del cortometraggio insieme ad uno spettacolo teatrale scritto apposta per l'occasione, dove vi racconteremo alcuni eventi successi prima di quelli che vedrete sullo schermo. E finisco con ringraziarvi perché progetti di questo tipo nascono sempre grazie alla collaborazione di persone diverse che credono nel progetto e lo rendono possibile. E Daisy Ballet su questo non fa differenza. Senza la collaborazione di alcune persone fondamentali, questo progetto non sarebbe neanche arrivato sul foglio di carta. E potrei fare l'elenco dei nomi a non finire, ma li trovate tutti quanti all'interno della pagina. Quello che noi chiediamo è di unirvi a questo gruppo di persone, a percorrere quest'ultimo tratto di strada che ci permetterà di raggiungere i risultati e gli obiettivi a cui andiamo e per cui abbiamo speso tante ore di lavoro. Spero davvero che questo progetto, per come ve lo stiamo presentando, abbia suscitato il vostro interesse. In questo caso vi rimando alle nostre pagine social, Instagram, Twitter e Facebook, dove potete continuare a seguirci. Noi siamo pronti a partire, anzi, finire. E voi?